Ciao a tutti, questo è il video entry per il contest di Le Croix e tu avevi chiesto di vedere al massimo 5 creazioni. Io ho scelto due creazioni in Amabiz, una fatta in Amabiz mini e l'altra con le midi, quindi quelle normali, una in colla a caldo, una in fimo e una in resina. Allora, partiamo subito. Con le Amabiz midi ho creato Spike dei My Little Pony. Quindi appunto c'è questa variazione di colori fatta apposta per cercare di essere più fedele possibile all'immagine reale. E devo dire che mi piace molto. È abbastanza grande perché comunque è grande quanto la mia mano, però è bellissimo secondo me. Spero che piaccia anche a te e che tutte le creazioni che ho fatto ti piacciono. Poi ho creato questa casa stregata con le Amabiz Mini e appunto. Così non rende tantissimo perché ho visto che se viene messa dietro una luce, le ombre vengono bellissime, quindi tutte le perline che sono semitrasparenti risaltano un sacco ed è veramente bellissima. Infatti adesso sto cercando di incollarla magari a un vasetto portacandela o qualcosa del genere perché è veramente bellissima. Ha queste finestre beige e le zucche, ovviamente di Halloween, le scalette e la porticina viola. Il muro è stato fatto apposta di vari colori in modo, diciamo, da ricreare il muro di una casa stregata, quindi quei muri fatti di pietre con verde, della muffa e cose simili, insomma, delle erbacce. Ecco qui. Poi, magari lo metto vicino così da non coprire Spike. Poi, creazione di colla a caldo, ho fatto questa qui, che è stata fatta con uno sticker fatto da me, che era un tattoo. Quindi dal tattoo ho ricavato lo sticker e l'ho messo nella colla a caldo. Lo sfondo è verde, glitterato ovviamente, verde e fucsia. E a me piace abbastanza, diciamo, è bellina, mi piace, però non so ancora come farla, se a collana o portachiavi, quindi l'ho voluta lasciare così. Poi ho fatto una creazione in fimo, che è questa qui, che in realtà è una creazione unica perché questa bambolina volevo attaccarla in qualche modo sull'orologio. È veramente piccina, infatti, cioè è grande così. Non so se le dimensioni del mio dito rendono, però è veramente piccola. E appunto è una creazione unica perché volevo incollarla in qualche modo all'orologio. Però appunto, siccome non ho ancora deciso come incollarla, non ho neanche fatto il gancino, perché è inutile, perché non so ancora come metterla, quindi vedrò. Allora, l'orologio è fatto così, quindi ho ripreso la parte esterna da un vero orologio, dallo swatch, e all'interno ci ho ricreato gli ingranaggi con il fimo e anche questa parte interna è fatta con il fimo. Qui c'è la rotellina, sempre in fimo, e dietro c'è un brillantino con le mie iniziali, quindi proprio come gli orologi antichi, ed è tutto fatto così, quindi tutto texturizzato anche, insomma, fatto così. La parte centrale si illumina al buio. La bambolina, invece, che poi andrebbe incollata in qualche modo, è proprio fatta apposta così creepy, quindi spaventosa, diciamo. È veramente piccolina, infatti ci ho messo un'infinità a farla. Ha questa ciocca di capelli bianca, che sempre si illumina al buio, questo vestitino lilla fatto anche con il tulle. E la cinturina e le scarpettine. Così. Infine, metti a fuoco. No, ok. Infine, ho una creazione in colla a caldo. Eccola qui. Lei è malefica, appunto, come si può ben notare. E ha questo sfondo tutto glitteroso colorato. Ha le stelline che sono viola e sono olografiche, quindi cambiano colore, diventano verdi, e queste tre stelline dorate.
Il retro è fatto con il colorante che si illumina, il pigmento, diciamo, che si illumina al buio ed è veramente stupenda, a me piace un sacco. Infatti sono indecisa su cosa farne perché veramente mi piace in tutte le maniere ed è veramente bellissima. Ecco, queste sono le mie creazioni. Ok, queste sono le mie creazioni. Spero ti piacciono e niente, ti auguro di arrivare a più iscritti possibile e niente, un bacio, ciao!